stamattina, non vivere per le cose passeggere, non vivere per i piaceri carnali, vivi per fare la volontà di Dio, perché facendo la volontà di Dio avrai la vera vita. Alleluia! La parola di Dio dice: il mondo passa coi suoi desideri, coi suoi piaceri, le illusioni terrene passeranno, ma chi fa la volontà del Signore, chi segue la via del Signore, chi crede in Cristo ha la vita eterna. Cristo è la luce del mondo, ragazzi, cercatelo e lo troverete. Chi cerca trova. Cosa stai cercando in questa vita? Cosa cerchi in questo mondo? Stai cercando forse la soddisfazione nei beni terreni? Stai cercando forse di saziare i piaceri della tua carne? Stai attento a non seguire la via larga, perché la via larga, uomo, donna, la via larga ti conduce alla morte. Stai attento a non seguire la via larga. La via larga porta alla perdizione. Chi ha orecchie da udire oda, siate saggi, siate intelligenti, ragazza. Credi, credi nel Vangelo, perché Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori, ma i peccatori si devono pentire, perché se tu non ti penti, ti perdi, se tu non ti pentirai, ti perderai. Ci sono due vie, la via della perdizione o la via della salvezza. Per te. Alleluia, noi ci troviamo davanti a un bivio, cari. Ognuno di noi si trova davanti a un bivio. Che mai s'assugherà. O tu segui la via della perdizione o segui la via della redenzione. Su quale via stai camminando? Quale via? È questa. Saggi, ragazzi, non essere stolti, parla in un modo serio, smettila di perdere il tempo in discorsi inutili, in pensieri inutili, in desideri inutili. Smettila di perdere il tuo tempo, la tua vita nelle cose passeggere. Chi ha orecchie da udire oda, segui la via della vita eterna. Forse mi dirai: ma qual è quella via? Qual è quella strada? Che via devo seguire per avere la vita eterna? Gesù ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Alleluia! Quanto è grande la parola del Signore! Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Cari che ascoltate, è tempo di convertirsi a Lui, perché noi stiamo vivendo giorni difficili, giorni di confusione. L'umanità sta vivendo giorni cattivi, le guerre aumentano, le malattie dilagano, le tentazioni stanno distruggendo la maggior parte degli esseri umani. La morte sta colpendo gli uomini attraverso i vizi, attraverso i peccati. Il diavolo sta portando tante persone alla rovina. Ma vi vogliamo dire: c'è un rifugio sicuro, c'è una speranza, alleluia, c'è una grande salvezza per le nostre anime,
affinché siamo al sicuro, affinché possiamo essere salvati. Quel rifugio si chiama Gesù Cristo. Quel rifugio è Cristo.